Questo secondo panel si apre con un approfondimento proprio sui contenuti del progetto e poi invece avremo l'occasione di parlare con alcuni rappresentanti delle collaborazioni del progetto che sosterranno il percorso di trasporto in questi mesi. Non so se sono già qui tutte i partner che si alterneranno al tavolo, allora cominciamo a presentarli. Scusatemi, abbiamo Giovanni Cutini di Infinity Hub, salve, buongiorno, grazie per essere qua, Francesco Moledda di Unipolis, e dovrebbe esserci anche Tommaso Manacorda di AISM, che se vuole accomodarsi, ora magari ci organizziamo con le sedie. Grazie mille. Silvia, Silvia Saccomando, la coordinatrice nazionale del progetto per l'UISP, entrerà un po' più nel dettaglio dell'iniziativa, ti segnalo subito, così lo sai che il dottor Cutini deve andare via a Luna, quindi non so se preferisci magari che ci facciamo dire due parole subito, sì, perché ovviamente la relazione di Silvia sarà un po', scenderà diciamo un po' nel dettaglio. Sono parecchie azioni, quindi è meglio cominciare così non la blocchiamo. Quindi Giovanni Cutini di Infinity Hub, una delle collaborazioni di progetto di Transport, che ci gusta un po' le motivazioni di questa scelta, di questa adesione. Sì, tanto grazie per l'invito. Infinity Hub è una società, un SPA, è stata costituita nel 2016 e si occupa di finanziare progetti di riqualificazione energetica. Quindi finanziamo la riqualificazione. Mi avvicino io, ecco. E quindi ci occupiamo proprio di finanziare e gestire la riqualificazione energetica di grandi impianti, in questo caso parliamo di grandi impianti sportivi. Lavoriamo per palazzi dello sport, per progetti legati alle piscine, riqualificazione energetica delle piscine. È chiaro che per noi è stato abbastanza naturale conoscere WISP e chiedere a WISP di sviluppare dei progetti che siano progetti di condivisione, e trasporto uno di questi. Per cui noi un anno e mezzo fa abbiamo fatto una convenzione con il presidente Pisci e abbiamo costruito appunto un percorso che ci ha visto già fare una serie di convegni con tutti interni, con tutte le strutture di WISP, proprio per valorizzare e per motivare e spingere gli operatori degli impianti a riqualificare energeticamente i propri impianti. Questo vuol dire riuscire a costruire dei percorsi di risparmio energetico e quindi anche di economicità che vengono in qualche modo rimesse all'interno del circolo dei vari operatori. Infinity Hub è un modello particolarmente interessante perché è un modello di condivisione, quindi si inserisce molto nei progetti legati al terzo settore, infatti lavoriamo anche molto con il mondo della cooperazione sociale, in cui andiamo a condividere quelli che sono gli obiettivi, ma sono anche le economie che vengono scaturite dall'efficientamento energetico, perché l'efficientamento energetico di per sé crea grandissime economie e che si possono in un qualche modo ridistribuire a tutti i vari operatori. Operatori in questo caso sono gli stessi energivori, cioè le piscine, i palazzi dello sport e le società che gestiscono chiaramente questo tipo di impianto, ma sono anche, dato che noi utilizziamo l'equity crowdfunding come uno dei nel mix di strumenti di finanziamento, usiamo l'equity crowdfunding, ma possono essere anche piccoli investitori che investono in maniera entusiasta su quello che sono l'efficientamento energetico di qualcosa vicino a casa, di qualcosa di quel territorio. Per cui pensando alla WISP, pensando a tutti gli aderenti, alle varie organizzazioni regionali e territoriali, pensiamo anche a potenziali investitori all'interno di questo mondo che investono nella riqualificazione energetica del proprio oggetto che in qualche modo utilizzano. Chiaramente Transport, e finisco, è sicuramente una grande opportunità
e siamo stati chiamati appunto da Wispa a costruire insieme agli altri partner un percorso, un vademecum, chiamiamolo così, di best practice da utilizzare nella riqualificazione energetica dei vari impianti, che è uno degli elementi basilari della transizione ambientale energetica, che è una delle tre transizioni. Grazie. Grazie Giovanni Cutini di Infinity Hub. Per gli altri partner, se non avete urgenza, proseguirei con l'intervento di Silvia Saccomanno, coordinatrice nazionale del progetto. Buongiorno a tutti e tutti, mi ricollego subito all'intervento di Cutini per dire che l'azione di cui parla si chiama Impianti più e meno e prevede proprio appunto di stilare insieme con l'ISPA nazionale un vademecum che servirà appunto a dare indicazioni su come riqualificare un impianto energetico, a ridurre, ridurre l'impatto energetico e anche i rifiuti, che sarà poi chiaramente affidato ai comitati territoriali e regionali, ma la particolarità di questo vademecum è che saranno tutti interventi a basso costo, quindi diciamo a portata di. Colgo l'occasione appunto per presentare il progetto. Abbiamo detto che è il progetto trasporto e promosso dal WISP nell'ambito della strategia EU-WISP, Europa WISP, di cui ha accennato Vincenzo Manco, in cui la nostra associazione ha dato appunto una lettura in chiave sportiva e motoria alle priorità dell'Agenda 2030 e delle politiche dell'Unione Europea. Il progetto è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e si svolge appunto in collaborazione con alcuni partner, tra cui ringrazio chiaramente i presenti, non sono potuti arrivare invece la Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia e Fondazione ed Ecopneus. Il progetto, come diceva la Ministra, ha preso avvio in realtà a giugno 2024, durerà 18 mesi e si chiuderà il 26 novembre del 2025. È un progetto di dimensione nazionale, che coinvolge 18 regioni, quindi 18 comitati regionali e 22 comitati territoriali, per un totale quindi di 40 comitati tra territoriali e regionali coinvolti. Gli obiettivi generali ne abbiamo parlato lungamente questa mattina. Sostanzialmente il progetto mira a valorizzare il ruolo dello sport, emancipandolo, come diceva la Vice Ministra, dall'essere considerato semplicemente un'attività ludico-ricreativa o legata al tempo libero, per rafforzare invece la sua natura di strumento polifunzionale che ha un grande impatto sia in termini sociali che ambientali ed economici. Il titolo Transport, che ha molto colpito la Ministra, è proprio un manifesto programmatico degli obiettivi di questo progetto, perché si vuole promuovere, sperimentare, animare, ma soprattutto far riconoscere il concetto di transizione sportiva, sia a livello politico, sia a livello sociale, che a livello chiaramente delle istituzioni. Proprio perché lo sport va considerato uno strumento polifunzionale, uno strumento strategico, a sostegno dei processi di promozione sociale, tutela della salute, tutela dell'ambiente e sviluppo, crescita economica, e che appunto richiamati dall'Agenda 2030 e dalle politiche di coesione dell'Unione Europea. Gli obiettivi specifici sono, lo diceva Marcella Allen, di questo specifico progetto sono tre, in realtà ne metterei anche il quarto, quello collegato alla crescita economica. Non mi dilungo insomma a esplicitarli, comunque l'obiettivo principale chiaramente è promuovere la salute, la tutela, il benessere, migliorare l'accesso alla pratica sportiva di persone fragili, disabili, superando anche le barriere socio-economiche che impediscono di accedere alle opportunità di pratica sportiva, ma anche ridurre l'impatto ambientale delle attività sportive stesse. Ridurre l'impatto ambientale delle attività sportive stesse, quindi organizzando iniziative e manifestazioni con un impatto ambientale ridotto. Il comparto sportivo muove anche persone nei luoghi, verso i luoghi di attività sportiva, quindi sia un palestra che luoghi all'aperto. Quindi l'obiettivo invece è proporre azioni di mobilità sostenibile affinché tutte le persone che chiaramente fanno e praticano attività sportiva possano ridurre l'impatto ambientale. E ovviamente c'è poi tutto il tema dell'inclusione sociale, quindi di sostenere un'attività e tutta una serie di azioni che permettono l'inclusione sportiva di persone di tutte le età, etnie e abilità chiaramente diverse.
il progetto prevede due macro aree di azioni, definite le azioni di co-sviluppo, che a loro volta comprendono tre tipologie di azioni, poi le azioni pilota che verranno svolte da alcuni comitati sul territorio. Le azioni di co-sviluppo sono i Living Lab a cascata nazionali, regionali e i Living Lab territoriali, quindi che verranno svolti dai comitati regionali e territoriali, poi c'è l'azione più Step Ups e spazi di sperimentazione sportiva. I Living Lab sono appunto dei tavoli tematici che promossi dal WISP, organizzati dal WISP, che hanno l'obiettivo sostanzialmente di non solo promuovere e presentare il progetto e i suoi obiettivi, ma anche sperimentare e soprattutto informare proprio sul concetto di transizione sportiva. Si tratta quindi di una strategia a lungo termine affinché gli attori della politica, gli attori dell'amministrazione, delle istituzioni, ma anche gli attori della società considerano lo sport come uno strumento strategico prioritario, proprio come diceva Marcella Mallen, con cui interloquire nelle politiche di programmazione, coprogettazione e pianificazione, cioè affermare, appunto, come diceva Marcella Mallen, un mainstreaming sportivo. I Living Labs si svolgeranno chiaramente con diversi, insomma, con diversi partner. Noi in questo caso, il nostro Living Lab nazionale, vedrà al nostro fianco i partner qui presenti e i due assenti, ma saranno chiamati a discutere nei tavoli di lavoro tematici sulla dimensione sociale, ambientale ed economica, istituzioni pubbliche, comuni, il mondo della sanità, università, istituti di ricerca, ma siccome c'è anche la dimensione chiaramente economica, istituti di credito e camere di commercio. L'obiettivo appunto è trovare, diciamo, in questi tavoli di discussione non solo parlare del progetto, ma discutere delle criticità, dei bisogni del territorio che possano essere raggiunti attraverso la pratica sportiva. Un'altra azione che rientra in quelle di co-sviluppo sono i piani di transizione sportiva urbana, i cosiddetti PIUS. Si tratta anche in questo caso di stilare un elenco, quindi un piano, inteso come un nuovo strumento di programmazione in cui vengano inserite tutte quelle iniziative, quei progetti che sono in grado di valorizzare l'impatto, diciamo, che lo sport ha sul territorio, sia in termini sociali, ambientali ed economici, facendo quindi leva sui comuni, sulle amministrazioni comunali, ma anche sulle regioni, affinché lo sport sia inserito come una priorità nelle politiche di programmazione. Il PUMS, Piano Urbano di Mobilità Sportiva, questa azione in realtà è cominciata con Sport per Tutti, il precedente progetto. Transport infatti è una sorta di, è il naturale proseguo di Sport per Tutti, ma anche la successiva evoluzione. Con Sport per Tutti per la prima volta è stato realizzato in Italia un piano di mobilità sportiva sostenibile redatto dalla Simurb Ricerche. Un piano quindi che prevedesse gli spostamenti sul modello casa sport, lavoro sport, in questo caso scuola sport, quindi prevedesse una mobilità sostenibile da e verso gli impianti sportivi. I comitati avranno il compito quindi di presentare ai propri comuni questo PUMS sportivo, visto che siamo in una fase sostanzialmente di revisione dei PUMS. Infine, per quanto riguarda una delle azioni della parte di coprogettazione, abbiamo spazi di transizione sportiva. Si tratta appunto di individuare in territori svantaggiati, quindi in aree interne o zone non urbane, dei luoghi o degli impianti sportivi dove far praticare attività sportiva appunto a soggetti a rischio di emarginazione. Invece, per quanto riguarda le azioni pilota per la transizione sportiva, sono state divise in azioni pilota per la transizione sportiva sociale, economica ed ambientale, e sono delle azioni che verranno svolte da alcuni comitati. Le azioni per la transizione sportiva sociale sono i voucher d'argento a scuola di Excel Games e coach di transizione sportiva. Il voucher d'argento si tratta appunto, lo dice il nome, dell'erogazione di un voucher sportivo del valore unitario di 100 euro in quattro realtà territoriali che sono Venezia, Sassari, Castrovillari e Valle Susa. L'obiettivo è chiaramente aumentare la partecipazione dell'attività fisica per delle persone over 65, promuovere un invecchiamento sano e attivo e ridurre la spesa sanitaria per gli over 65. Perché la scelta di questo target? Perché in Europa
il tasso, diciamo, della popolazione, diciamo, l'invecchiamento aumenta, è fortemente in aumento, e l'Italia insieme al Portogallo sono i due paesi che hanno il più alto tasso di persone over 65, il 25% della popolazione ha più di 65 anni, per cui in questo progetto abbiamo voluto dedicare un'azione specifica agli over 65 e il prossimo progetto, che speriamo venga finanziato sempre sull'avviso 2, diciamo annualità 2024, si chiama proprio Age ed è legato quindi alla Silver Economy. A scuola di sport ed Exer Games è invece un'azione che vedrà coinvolti i bambini in età scolare. Abbiamo parlato del fatto che il riconoscimento dello sport in Costituzione è un diritto che però chiaramente deve trovare riscontro nella realtà, nelle comunità territoriali, deve essere quindi riempito di contenuti, ma allo stesso tempo la WISP si rivolge però anche ad un'altra tipologia di comunità, che è quella digitale. Non si può infatti negare che i nostri ragazzi sono sempre più legati all'uso di device, cellulari, tablet, videogiochi, che invece favoriscono la sedentarietà. Con questa azione invece noi vogliamo promuovere la pratica sportiva dei bambini e dei ragazzi attraverso dei particolari Exer Games, dei particolari videogiochi. In particolar modo l'uso di Sportis Universe, che è un Exer Games che invece è basato su una tecnologia che invita a muovere il corpo, quindi a spostare il corpo nello spazio, sviluppando capacità cognitive, emotive e chiaramente motorie. Questo particolare Exer Games è stato inventato nell'ambito di un progetto europeo di cui WISP era partner, che si chiama Sport Compass. Quindi non è un videogioco che invita alla sedentarietà, ma al contrario porta i ragazzi a muoversi nello spazio, ma anche a comprendere quali sono le capacità motorie che hanno e quali sono gli sport che loro potrebbero, diciamo, non solo preferire in termini emotivi, cognitivi, ma anche motori, quelli che si addicono di più a questi ragazzi. Poi, per quanto riguarda l'ultima azione della transizione sportiva sociale, c'è il coach di transizione sportiva, quindi una figura, un animatore che favorirà la partecipazione di bambini, donne e adulti alla pratica sportiva. Il coach di transizione sportiva opererà però principalmente in quei luoghi che siano sia nel centro urbano che periferico, ma non impianti sportivi, ma proprio all'aperto, con attività di animazione sportiva nelle piazze, nei parchi, nei campi esterni, in palestra, quindi l'obiettivo è sfruttare chiaramente anche l'outdoor e quindi far vivere la comunità, la città, renderla più viva, inclusiva anche attraverso la pratica sportiva. Per quanto riguarda le azioni pilota della transizione sportiva ambientale, queste sono quattro, le vado direttamente ad analizzare. La prima, abbiamo detto, è il piano per la mobilità sportiva sostenibile o PUMS sportivo, un'azione che è stata già svolta con Sport per Tutti 2 anni fa, che aveva l'obiettivo di ridurre l'impatto dell'uso del mezzo privato e dell'inquinamento ambientale connesso al raggiungimento degli impianti sportivi. Per la prima volta in Italia, appunto, fu realizzato un piano di mobilità per 3 impianti sportivi, uno a Casalecchio di Reno con Sport per Tutti, uno a Roma a Fulvio Bernardini e uno a Bari. Anche quest'anno faremo la stessa cosa in 3 nuovi impianti sportivi situati a Torino, Reggio Emilia e Schio. Con noi ci sarà la Simorg Ricerche, che appunto redigerà questo piano di mobilità sostenibile casa, lavoro, scuola, sport, che prevedrà poi chiaramente un adeguamento degli impianti sportivi sulla base del piano redatto, e in più prevede la sperimentazione, diciamo, attraverso una iniziativa di gamification per la contabilizzazione dei crediti per la mobilità sostenibile e dolce. Io ho messo l'esempio dei piani di mobilità che furono realizzati con Sport per Tutti, e come potete vedere furono, diciamo, attraverso questionari e interviste monitorati i mezzi utilizzati per arrivare per raggiungere l'impianto sportivo, il perché veniva utilizzato ad esempio l'auto per raggiungere l'impianto sportivo, ma è stata indagata anche la propensione al cambiamento, e come si può vedere molti utenti dei centri sportivi hanno manifestato il loro interesse a cambiare chiaramente comportamenti e atteggiamenti, quindi ad avvalersi di modalità di spostamento più sostenibili, ad esempio utilizzando un'auto condivisa.
Queste sono le fotografie dei cambiamenti che sono poi stati svolti presso l'impianto Fulvio Bernardini, cioè sono stati adeguati gli impianti al piano di mobilità sostenibile, creando ad esempio dei parcheggi dedicati, gratuiti, dedicati a chi arrivava all'impianto sportivo attraverso un'auto condivisa, è stato realizzato un percorso ciclopedonale, acquistate rastrelliere anche con tettoie coperte per chi si recava all'impianto con la bicicletta. E poi, come ho detto prima, per incentivare l'uso di mezzi più sostenibili, quindi diciamo, una sostenibilità ambientale, è stata inaugurata un'iniziativa di gamification che ci collega tra l'altro anche con Fondazione Unipolis sul tema proprio della mobilità anche tramite app, in cui gli utenti si registravano su questa app e utilizzando i mezzi pubblici, l'auto condivisa o la bicicletta, tracciavano il loro percorso e acquisendo dei crediti cosiddetti Jetcoin che davano diritto ai primi classificati ad un premio. Chiaramente il cambio di abitudini è un percorso, è un processo molto lungo e quindi diciamo, va anche incentivato in questa maniera. Un'altra iniziativa legata chiaramente alla sostenibilità ambientale si chiama Bus and Track, ed è stata sperimentata per la prima volta sempre con Sport per Tutti dal WISP Sicilia, quindi è una buona pratica del precedente progetto che è diventata un'azione nazionale con Transport. I comitati coinvolti organizzeranno quindi delle attività di cammino, delle escursioni urbane ed extraurbane, coniugando lo sport con l'utilizzo di mezzi pubblici, perché per raggiungere il luogo da cui partirà l'escursione o la camminata si utilizzeranno appunto i mezzi pubblici, il che comporta chiaramente diciamo, di mettersi strettamente in relazione con le aziende dei trasporti municipalizzate. L'obiettivo quindi è fondere la pratica del camminare, l'uso del mezzo collettivo, la cultura diciamo, del territorio con attività a basso impatto ambientale. Queste sono alcune foto scattate chiaramente davanti al mezzo pubblico diciamo, con i quali i partecipanti alle camminate si recavano nel luogo da cui aveva avvio l'esperienza. E un'altra iniziativa diciamo, che ci vedrà collaborare con l'AISM riguarda invece migliorare l'accesso all'attività sportiva e fisica di persone che hanno fragilità o disabilità, un'azione quindi che si svilupperà sul territorio con la collaborazione di associazioni e enti che lavorano a livello territoriale per supportare le persone fragili appunto con disabilità. Con l'AISM creeremo un vademecum di azioni che vadano a permettere l'inclusione di persone fragili o con disabilità, quindi il loro accesso alla pratica sportiva sia in termini organizzando attività sportive dedicate, ma sia per il superamento delle barriere architettoniche, ad esempio ipotizzando un trasporto solidale e sociale. Appunto Cutini parlava dell'azione impianti più e meno, ne ho parlato prima, è quella di realizzare una sorta di vademecum per l'efficientamento energetico e la riduzione dei consumi d'acqua e produzione dei rifiuti degli impianti sportivi a basso, che preveda però dei costi contenuti in modo che possa poi essere applicato, ci auguriamo, sul territorio. E questo è proprio l'esempio del Pala Yamamai, che è un impianto sportivo al cui efficientamento ha collaborato e è stato realizzato proprio da Infinity Hub. Infine abbiamo le due azioni per la transizione sportiva e economica, che sono la piattaforma di crowdfunding e il contest Transport. In pratica realizzeremo una piattaforma di fundraising e crowdfunding sociale per sostenere progetti sportivi che sono stati individuati dai comitati territoriali proprio nell'azione PIUST, cioè i quattro comitati coinvolti Matera, Sassari e Messina, Foggia Manfredonia, identificheranno una idea progettuale tra quelle, tra tutte quelle iniziative e quei progetti che attestano il valore sociale dello sport da sperimentare e quindi da mettere su una piattaforma per raccogliere fondi affinché questo progetto possa in realtà essere realizzato. Infine Paolo Bouquet parlava anche dell'impatto economico
diciamo, dello sport, del settore sportivo. Infatti ha citato anche un contest di idee. Anche Transport prevede la realizzazione di un contest di idee che favorisca iniziative di autoimprenditorialità e autoimpiego attraverso il servizio di un'incubazione di idee. È stato realizzato un contest di idee già con il precedente progetto, quindi con Sport per Tutti, saremo quindi alla seconda edizione. Le idee presentate da singoli o da gruppi verranno poi incubate, le 10 idee migliori, attraverso un percorso di tutoring e coaching che permetta di trasformare queste idee in veri e propri progetti da immettere sul mercato, anche attraverso quindi la realizzazione di un business plan. Questo contest di idee, diciamo, quindi dove ognuno può proporre delle idee che vanno appunto dall'autoimpiego ad esempio sviluppo di nuove tecnologie sportive, al superamento delle barriere architettoniche, le idee quindi su queste tre dimensioni, sociale, sportiva, sociale, ambientale ed economica, terminerà in un pitch day, cioè in un evento nazionale di chiusura in cui le idee selezionate ed incubate avranno 5 minuti, quindi il tempo di un pitch, per presentare ai presenti la loro idea. Le tre idee migliori, che quindi convinceranno anche un'apposita giuria, riceveranno un premio per poter sostenere la startup della loro idea. Quindi diciamo, un modo per dare gambe alle nuove idee in ambito sportivo. Per quanto riguarda i risultati attesi, qui li ho proprio scritti in pillole, ci aspettiamo almeno 21 riunioni di Living Lab, ma nel precedente progetto ne sono state realizzate complessivamente 75, 600 associazioni del terzo settore sportivo coinvolte nelle attività dei Living Labs, circa 2150 amministratori e funzionari pubblici sempre coinvolti nelle attività, quindi nei tavoli di lavoro, e per quanto riguarda le azioni pilota, coinvolgere circa 2.700 bambini dai 4 ai 17 anni, 6.800 adulti, 4.500 persone over 65, 2.750 persone fragili e disabili. Ci aspettiamo la realizzazione di 3 piani di mobilità, casa, lavoro, sport redatti, 10 idee incubate e appunto un evento finale di chiusura al pitch day. E questo è tutto, grazie. Grazie Silvia, soprattutto per la velocità con cui sei riuscita a darci tutte queste informazioni, veramente moltissime. Quindi, dato che siamo già in ritardo, vado velocemente a coinvolgere gli altri partner che sono qui al tavolo con noi e diciamo scelgo un criterio alfabetico per non fare torto a nessuno, quindi passo per primo la parola a Tommaso Manacorda di AISM. Grazie per essere qui intanto. Grazie a voi assolutamente per questa giornata e anche per l'opportunità di condividere qualche riflessione. So che il tempo è poco, quindi cercherò di essere molto breve. Osservo che il progetto, questa azione anche appena illustrata, sicuramente è un'occasione per mettere a terra una convergenza non solo forse strategica, ma un tipo di visione che esiste fra AISM e WISP. E me ne rendevo conto quanto più ascoltavo gli interventi di questa mattina. Premetto che la sclerosi multipla è una patologia cronica che colpisce circa 140.000 persone in Italia, che sono diagnosticate fra i 20 e i 40 anni, ma essendo una patologia fortunatamente curabile, che progredisce, dalla quale non si guarisce e che si porta avanti per tutta la vita, le persone poi con la sclerosi multipla, nella grande maggioranza dei casi, invecchiano con la SM e vanno incontro a gradi di disabilità che sono variabili, possono essere dal lieve al moderato fino anche al grave. Che succede? Che questa visione che veniva presentata questa mattina sulla transizione sportiva e quindi dello sport che entra nella quotidianità è assolutamente coerente con la priorità che abbiamo in AISM, in particolare rispetto allo sport, ma in generale rispetto all'accessibilità in senso più ampio, ossia il diritto a vivere normalmente la vita nonostante una disabilità. Questo significa che lo sport, che fino a qualche anno fa ha accostato al termine disabilità era quasi un controsenso, poi piano piano abbiamo avuto qualche progresso con le Paralimpiadi che hanno iniziato a far vedere la passione e anche a generare interesse intorno all'accostamento fra i due temi. In realtà continua un po' a relegare il tema dello sport e disabilità nel tema dell'eccezionalità. Ecco, noi vogliamo che lo sport sia normale per le persone con disabilità, che sia parte della loro vita quotidiana, e per riuscire a ottenere questo incontriamo ancora moltissimi ostacoli culturali
e anche sacchi di discriminazione che rimangono in alcuni contesti in particolare, perché quel mondo in cui sport e disabilità erano gli antipodi purtroppo da qualche parte ancora rimane come retaggio culturale. E poi c'è un tema di barriere architettoniche e non solo, perché limitare il tema all'accessibilità fisica degli spazi ci rischia di non farci vedere il problema degli accomodamenti, del fatto che persone con disabilità possono avere una disabilità spesso con SM invisibile, per cui non sono in carrozzina, ma magari hanno bisogno improvvisamente di sedersi per 10 minuti, oppure che non riescono ad alzarsi da uno strumento della palestra, oppure che hanno bisogno di un ausilio in alcuni giorni, in altri no, hanno bisogno di accomodamenti rispetto a disabilità che possono riguardare il dolore, possono riguardare le disfunzioni nella gestione vescicale e intestinale. E questo significa avere uno spettro di bisogni sui quali un passo fondamentale, ad esempio, è la sensibilizzazione, riuscire a costruire contesti accessibili a queste necessità specifiche delle persone. Ma quando si parla poi di valore sociale, anche in realtà significa che riuscire a rendere accessibile lo sport alle persone con disabilità vuol dire renderlo accessibile a tutti, perché oggi una persona con SM, domani una persona con un'altra disabilità, c'è una donna incinta con un bambino piccolo, c'è un anziano tra 65 anni che ha problemi di limitazioni motorie. E quindi noi siamo molto contenti, vado a chiudere, di questa convergenza, perché veramente la possibilità di partecipare attivamente alla vita sociale della collettività e quindi anche di vivere lo sport, l'attività sportiva, come parte integrante della propria quotidianità è un elemento che nel movimento delle persone con sclerosi multipla che ESMA rappresenta ha un peso importantissimo e che vogliamo contribuire a far crescere ulteriormente anche con questo tipo di iniziative. Grazie mille. Grazie a Tommaso Manacorda, rappresentanza appunto dell'AISM, e passo la parola invece adesso a Francesco Molenda di Unipolis, a cui chiedo ugualmente insomma, di raccontarci il suo punto di vista sull'iniziativa. Sarò velocissimo, buongiorno. Si è parlato oggi di diritto alla mobilità, di diritto alla città, temi che per noi come Unipolis sono importanti. Si è parlato di fragili, noi abbiamo messo questo target al centro del nostro piano triennale che è appena cominciato, che opera anche attraverso un bando che poco fa mi hanno comunicato i numeri definitivi, 565 progetti presentati da organizzazioni no profit, numero altissimo, e pensate che di questi oltre 320 sono partecipanti alla categoria disuguaglianze, quindi che cercano di risolvere e intervenire in contesti fragili da qualunque punto di vista vi venga in mente. Insomma, era una categoria molto ampia, ma questo ci fa capire quanta necessità ci sia nel nostro paese di finanziare questo tipo di azioni, e quindi insomma adesso vedremo quante riusciremo ad accompagnare, però sicuramente anche per esempio la mobilità, che è l'area di cui mi occupo principalmente io, anche lì arrivano degli spunti interessanti che speriamo di poter in qualche modo accompagnare, se non tramite il bando, ma anche tramite le azioni progettuali della Fondazione in generale. Quindi, come dire, la partecipazione alla transport è per noi naturale e speriamo di riuscire a dare in qualche modo il contributo che potremmo dare come fondazione con il nostro background di esperienze, dei progetti che abbiamo fatto con i giovani, con i meno giovani, e ci siamo insomma e ci saremo. Grazie. Allora, grazie ancora, recitiamo, dato anche le persone che non sono riuscite ad arrivare appunto per i disagi di cui abbiamo già parlato, quindi i rappresentanti della Fondazione dello Sport del Comune di Reggio Emilia, Silvia Signorelli e Daniela Iotti, e invece Giorgio Pisano di Ecopneus, che ugualmente non hanno potuto raggiungerci in questa giornata. Se ci sono domande da parte degli ospiti, dei giornalisti, dei partecipanti di qualche tipo, approfittiamo di questo momento, senza togliervi ulteriore tempo. Allora,
Se non ci sono altre domande, io ringrazio nuovamente tutte le persone che sono intervenute e voi che avete assistito a questa presentazione, e vi saluto ovviamente sui nostri siti e sui nostri social, potrete seguire l'evolversi e realizzarsi delle azioni. E siete tutti invitati a partecipare al buffet.